Ciao a tutti e benvenuti nella nuova Sustainability Area di Ikea Ancona. Io sono Stefania, Shop Design e Activity Specialist Influencer, che vi presenterà questo progetto. Ma prima di iniziare passo la parola a Davide, che ha analizzato per noi questo tema nel nostro mercato locale. Il marchigiano è molto attento alla raccolta differenziata, un tema oramai molto consolidato nelle famiglie. Altra peculiarità marcata del consumatore locale è l'attenzione agli sprechi, di qualsiasi tipo. Per questo motivo abbiamo individuato diverse aree nelle quali esplodere questa tematica, dal saving energetico, proponendo elettrodomestici più efficienti e illuminazione LED, e consigli pratici da implementare in casa per favorire l'isolamento termico ed evitare le dispersioni, alle attenzioni verso il risparmio idrico, attraverso l'utilizzo di filtri aereatori e l'adozione di buone pratiche quotidiane. Il marchigiano è storicamente dipinto come una persona parca e morigerata, attento a quello che butta e al suo valore, e il cibo è centrale nella vita delle famiglie, soprattutto in questo ultimo periodo. Per cui abbiamo avuto modo di valorizzare tutto l'assortimento di prodotti per la conservazione dei cibi e la nostra competenza. È sempre legato agli sprechi e all'attitudine crescente di utilizzare energie rinnovabili, abbiamo dato risalto ai pannelli fotovoltaici, accessibili alla maggioranza delle persone. Grazie Davide, ora passiamo a presentarvi da dove è nata l'idea e come è stata pianificata la Sustainability Area. Ci siamo lasciati ispirare dal video Pensa a sé IKEA. Questo video mette in luce sia i valori che la filosofia IKEA per vivere in un mondo più sostenibile e dal corso sulla sostenibilità, dove abbiamo trovato tantissime piccole azioni da suggerire ai nostri clienti per essere più sostenibili a casa nella vita di tutti i giorni. Per la pianificazione abbiamo studiato il progetto della Sustainability Home presentato da Common Retail Solution. L'abbiamo destrutturato e creato una nuova visione di home in un'impostazione tutta visual. La Sustainability Area si trova alla fine dello showroom, vicino al restaurant caffè, misura quasi 50 metri quadrati ed è divisa in tre macro aree, living room, bedroom e kitchen. Per guidare al meglio i nostri clienti in una lettura chiara ed efficace è stato fondamentale, oltre al layout, lo studio della comunicazione, formati grandi con immagini in bianco e nero e bollo verde per definire i macro temi, streamer 25-60 e tag a 7 per raccontare le caratteristiche sostenibili dei prodotti. Nel primo hotspot troviamo il living room e parliamo di risparmio energetico. IKEA infatti ha deciso di vendere solo lampadine a LED che fanno risparmiare fino all'85% di energia rispetto alle lampadine tradizionali. Entro il 2030 tutti i prodotti IKEA saranno pensati per essere riconvertiti, riparati, riutilizzati, rivenduti o riciclati. Oggi però esistono diversi modi per allungare la vita dei mobili e poter risparmiare. Se il tuo divano ha fodere sostituibili e lavabili come il Soderam, puoi mantenerlo sempre fresco e pulito o rinnovare l'atmosfera dell'intera stanza scegliendo nuovi colori e fantasie. Per la scrivania abbiamo scelto Lillasen in bambù, materiale resistente, rinnovabile e sostenibile. Mano di vernice o di mordente, i mobili in legno durano di più, ma puoi anche pensare di riadattare, modificare, dare nuova identità al tuo scaffale IVA. Infatti, grazie alla sua funzionalità, da più di 50 anni risolve le esigenze di organizzazione della casa dei nostri clienti. Lo si può smontare, rimontare, aggiungere strutture, ante o ripiani per riadattarlo alle esigenze che cambiano con il passare del tempo. Nel bedroom presentiamo il letto, l'armadio e il comodino in bambù, materiali 100% rinnovabili. Questa è una delle piante che cresce più velocemente al mondo, è durevole e molto resistente. Suggeriamo inoltre di utilizzare tappeti e soprattutto tende oscuranti per tagliare i costi e il riscaldamento. Infatti esse proteggono dalle correnti d'aria d'inverno e dal caldo d'estate, permettendo di avere un rilevante risparmio energetico in casa. Affrontiamo ora il tema dell'acqua, che è molto importante per IKEA, è un bene prezioso e non va sprecato. Per questo i nostri miscelatori sono dotati di un meccanismo che limita il flusso dell'acqua e permette di risparmiare acqua ed energia. Per essere sempre più sostenibili ma anche commerciali, abbiamo inserito lungo la parete sezioni di vendita con prodotti sostenibili che troviamo nel mondo rappresentato a fianco. Vi troviamo ad esempio accessori per il bagno, dispenser, cestine, tappeto, nel mondo del living, lampade, lampadine a LED, porta tablet in bambù, fodere per cuscini in cotone e cesti.
Infine, per le donne della cucina abbiamo inserito contenitori in vetro, in bambù e la borraccia IKEA 365. Ogni anno finisce in pattumiera fino a un terzo delle scorte alimentari mondiali. Per invertire questa tendenza basterebbe riutilizzare gli avanzi della cena e risparmiare fino a 250 euro l'anno, ma di questo ce ne parlerà Eleonora, che ha realizzato gli interni della cucina per suggerire semplici azioni ma efficaci per un cambiamento significativo. Del negozio di Ancona. Adesso andiamo a vedere un po' la zona cucina che abbiamo pensato per i nostri clienti, partendo dall'estetica della cucina, prima di andare ad affrontare i temi proprio più legati anche agli interni. Partiamo dall'anta, la parte estetica, diciamo, esterna e l'estetica della cucina. L'anta è come svelta, un'anta realizzata con materiale riciclato, è un'anta che è sostenibile, è anche uno stile moderno che è quindi accostabile a diverse tipologie di arredamento.